insieme questa bellissima borsa che si chiama Zipper, sempre presa da Federica Evaristo, intrecci preziosi. Allora, io oltre al kit Zipper, che comprende, ecco, questa attacco con fori con una bellissima cerniera che misura 30 cm e la sua tracollina, vedete che si può attaccare e staccare mediante, ecco qua, moschettoni. Adesso ve lo faccio vedere, ecco, senza moschettoni, anche perché sarà più pratico lavorare senza la tracolla attaccata. Quindi abbiamo qua la nostra zipper. Poi abbiamo il nostro, una bella rocca di Tripolino Slim, sempre acquistato da Intrecci Preziosi. Mentre per foderare, userò, ecco, un uncinetto numero 3, mentre per foderare ho optato per questa bellissima stoffa che io ho comprato in Sicilia quest'estate quando sono andata in vacanza, che riproduce le maioliche siciliane, quindi comunque i materiali saranno i seguenti. Ovviamente il kit della nostra zipper comprende soltanto la banda con cerniera e la tracollina. Il filato è a parte e ovviamente anche la stoffa, che non troverete da Federica, perché questa è una stoffa che io ho comprato altrove, ma se vorrete potrete trovare anche le stoffe nella apposita sezione, quindi potete trovare anche delle stoffe per foderare. Io direi che possiamo passare direttamente al tutorial. Per realizzare questa borsa io ho guardato la scheda tecnica di Federica e penso che agirò più o meno nello stesso modo, quindi mi infilo in uno dei fori, esco il mio filo in questo modo, voilà. Dopodiché farò fare faccio tutto il giro a catenelle, quindi con l'aggancio a catenella, vabbè, tirando poi bene la prima perché rimarrà un po' più morbida, quindi andiamo a fare tutto il giro con l'aggancio a catenella in questo modo. Potremmo anche attaccarci diversamente, ma devo dire la verità, mi è piaciuto molto e quindi penso che userò lo stesso sistema. Quindi facciamo tutto il giro, che per me sotto la videocamera è molto difficoltoso. Questo, quindi l'effetto catenella. Andiamo avanti. Se ce n'è qualcuno più molle, disfate e rifatelo. Vedete, in questo caso è rimasto molto molle. Tentiamo di dare a tutti la stessa tensione, altrimenti verrà una cosa non fatta bene. Vedete? Devono avere tutti la stessa tensione. Arrivati a questo punto, come potete vedere, sono arrivata alla fine giro. Cosa faccio? Taglio. In questo modo infilo in un ago tirafettuccia, o come in questo caso in un palo della luce, il mio filo, lo faccio passare sotto questa catenella, tiro bene, la blocco col dito ed entro al centro passando attraverso il buchino in questo modo. Ora, questo è un palo, bisogna solo sperare che ci passi.
fatto, ci siamo passati. Quindi farò un nodino e poi brucerò l'accendino. Non stringiamolo troppo perché quando poi ci dobbiamo entrare con l'uncinetto diventa un po' ostico. Quindi vedete, abbiamo la nostra chiusura con tutto il giro a catenella. Naturalmente sugli angoli andrete un po' più lunghe, quindi è vero mantenere sempre la stessa tensione, però sicuramente vediamo se riesco a farvelo vedere bene, nei giri vi rimarrà la catenella leggermente più lunga. Quindi ora proseguiamo con l'aggancio delle maglie. Eccoci qua, allora riprendiamo il nostro filo ed entriamo in questo modo. Allora io parto sempre dai laterali, non parto mai al centro. In questo caso ero partita al centro perché con la chiusura comunque non si vede niente, però generalmente io parto sempre dai laterali, poi ognuno ha le sue abitudini. Quindi infilo l'uncinetto, prendo il filo, che nel frattempo tra l'altro ho cambiato perché mi sono accorta che il 3 era un po' piccolino. Quindi cosa faccio? Vado a fare una catenella, tiro un pochino e ne vado a fare due maglie alte. Faremo due maglie alte in ogni maglia sottostante e scusate, in ogni maglia sottostante, in ogni catenella, tranne 3 qui negli angoli, perché vedete che è un po' più lungo lo spazietto, quindi io consiglio di farne 3, e anche da scheda tecnica ho visto che Federica ne faceva 3. Quindi siccome ho provato e viene bene con 3, io faccio fede alla sua scheda tecnica e faccio nello stesso modo. Quindi vado avanti a fare due maglie basse in questo modo, vedete, prendendo dal centro della costina verso l'esterno in questo modo, ecco qui, entro nella prossima e ne faccio altre due. Arrivata alla fine del giro vado a fare la terza maglia bassa all'interno della catenella in questo modo, dopodiché mi aggancio direttamente con una maglia bassissima nella prima maglia in questo modo. Faccio una catenella per alzare, rientro nella stessa maglia da cui sono uscita con la catenella e parto a fare le mie maglie basse. Allora, ho deciso di fare la mia zipper tutta a maglia bassa. In questo modo andrò avanti. Dal prossimo giro in poi inizierò non più a chiudere e aprire il giro, ma a lavorare a spirale. Ora ve lo faccio vedere, vado avanti con questo giro e vi faccio vedere la lavorazione a spirale. Ecco qua, siamo arrivati alla fine del giro, vedete, questa è l'ultima maglia prima della primissima lavorata. Cosa faccio? Noi all'inizio non avevamo, avevamo saltato una maglia perché di qua, attaccata alla catenella, ne avevamo fatte 3, ma all'inizio ne avevamo fatte solo 2. Io adesso vado a recuperare la maglia che non ho fatto sotto, quindi per averne 6 da questo lato e 6 da questo lato. Quindi cosa faccio? Lavoro nella maglia già lavorata, perché vedete che qua esce la prima mezza maglia fatta con la prima catenella di inizio giro, io rientro qua e ne vado a fare una seconda, quindi è come se ne facessi 2, quindi non rimarrà il buco. Ed ora, senza fare ulteriori catenelle, cosa faccio? Entro e vado avanti a lavorare le mie maglie alte. Da ora in poi la lavorazione sarà sempre a spirale. Da questo momento in poi non faccio altro che andare avanti a lavorare a spirale per l'altezza che riterrò. Io credo che farò sui 15-20 cm perché voglio che sia rettangolare, che venga rettangolare, quindi più bassa che larga.
La forma la decidete voi, se a voi piace la zipper quadrata potete tranquillamente farla 30x30, io non la farò 30x30, la farò o 30x15 o 30x20, adesso deciderò man mano che andrò avanti a lavorare, quindi procedete pure e poi ci rivediamo. Arrivata all'altezza di 17 cm, calcolando solo la lavorazione, quindi non la parte in pelle, io mi sono fermata ed ora andiamo avanti in questo modo. Siccome dobbiamo andare a togliere lo scalino che si è creato con la lavorazione a spirale, cosa facciamo? Andiamo a fare un giro di maglia bassissima in costa, quindi entriamo solo prendendo la costina retro e lavorando in questo modo. Tutto il perimetro, lavorando solo la costina esterna, quindi non quella verso di voi, ma quella all'opposto, quella che risulta all'interno della borsa, e andiamo a fare tutto un giro in questo modo. Arrivati al punto prima di quello d'inizio, vedete, qua inizia, ve ne accorgete perché c'è la costina sotto, quindi noi ci fermiamo nell'ultimo punto, prima di quello d'inizio, tiriamo un po' di filo, tagliamo, lo sfiliamo e infiliamo in un ago tirafettuccia o in un ago da lana, in questo caso io sempre il mio solito palo della luce, cercando di non sfilare tutto, ecco, il nostro filato. Per arrivare a pareggiare non dobbiamo prendere la costa, dobbiamo entrare, cioè dobbiamo entrare proprio sotto, vedete, prendendo anche questa costina, quindi la costina d'inizio, prendiamo la costa più la costina d'inizio, ci entriamo in questo modo, vedete che già abbiamo pareggiato perché si è alzato il punto ed ora entriamo qui sopra, anzi sotto, sempre prendendo anche la costina, vedete, in questo modo, vedete, si è pareggiato perfettamente il punto. Ora andremo a nascondere il nostro filo di lavorazione all'interno della retro in questo modo, basta anche soltanto il pezzettino. Ora taglierò e brucerò con l'accendino il filo per farlo fissare in questo punto. Una volta fissato, cosa facciamo? Allora, appiattiamo bene e prendiamo due mattapunti e segniamo i nostri due laterali. Vi consiglio di contare le maglie per essere sicuri poi di cucirle perfettamente, quindi le contate, dividete a metà e prendete un marcapunti e segnate il punto, ecco, dei laterali, e due. Basta anche solo mezza costina, non è che dovete per forza, insomma, infilarlo perfettamente. Quindi cosa facciamo? Adesso dobbiamo rivoltare la nostra zipper. L'apriamo e la letteralmente rivoltiamo. Questa può essere una, insomma, operazione un po' scomoda, ma vi assicuro che è fattibile. Ecco qua. L'abbiamo rivoltata. Ovviamente non si rivolterà tutta bene bene la zipper perché così, però l'abbiamo comunque rivoltata, quindi ora, perché ci servivano i marcapunti? Perché girerà in modo strano la nostra zipper e quindi ci servirà appunto per sapere da dove partire a cucire, perché ora cuciremo dal lato interno, quindi prendiamo di nuovo il nostro filo, prendiamo di nuovo il nostro uncinetto. Io faccio un cappietto mobile in questo modo e
agganciandomi al punto dove ho attaccato il marker. Già la maglia bassissima, maglia bassa, non importa. Ora andiamo a fare una maglia bassa su ogni punto, quindi prendendo sia davanti che dietro, però lavorando le costine esterne. Quindi prendo questa costina e del punto dietro prendo questa costina, quindi quella esterna, in questo modo. E faccio una maglia bassa, di nuovo la costina esterna di qua, non so se si vede bene, e la costina esterna dall'altro lato. Mi raccomando, prendetele tutte, altrimenti vi vengono dei buchi. Così, di nuovo la costina esterna da questo lato. Se mai dividetela con le mani, deve essere quella esterna, in questo modo. Voilà. E la costina esterna da questo lato, vedete? Così prendiamo il filo, portiamo fuori e facciamo la maglia bassa. Quindi facciamo questo per tutta, insomma, la lavorazione della borsa. Sembra difficile, vi assicuro che lo è per me solo per via della videocamera davanti e della posizione, perché non è per nulla difficile. Io sono in una posizione, diciamo, di scomodità proprio a livello di... Vedo anche, insomma, non benissimo perché davanti ho la videocamera, però è facile. Ecco qua. Ecco come verrà una volta ribaltata la borsa. Vedete che farà questo bel cordolino sul fondo, molto bello da vedere, e la borsa è pressoché finita, manca praticamente soltanto la fodera. Per la fodera prendiamo le misure come fatto prima, quindi 17, calcolate sempre 2 centimetri in più, quindi in questo caso 19, per 29, e quindi calcolate 31, perché sono quelli che serviranno per cucire la nostra foto. Io con la mia super attack andrò, voi sapete che io sono un amante della super attack, andrò ad attaccare la mia etichetta personalizzata by Fungo Label, e in questo caso l'attacco proprio l'angolino, faccio un po' di pressione, la super attack è velocissima, quindi tra un attimo sarà incollata perfettamente, oppure se non avete queste come me senza i buchini, andrete a cucirle con filo trasparente di nylon. Adesso vediamo se si è attaccata. Sì, perfettamente. E quindi ecco qua la nostra zipper. I materiali sono di intrecci preziosi, vi lascio tutti i link in descrizione, mentre queste bellissime etichette sono di Fungo Label. Io spero di esservi stata utile anche per questo tutorial. Vi mando un grosso bacio, vi invito a venire a trovarmi sul gruppo Facebook Creando e Chiacchierando con Luci. Al prossimo tutorial, ciao ciao.